buonasera a tutti. Ciao Debora. Ricordo quel giorno, quella lama tra le mani. Volevo semplicemente farmi del male. Ricordo quel dolore, quei tagli sulla mia pelle, quel forte bisogno di punirmi. Ma forse c'è qualcosa oltre quell'ansia forte, oltre quei pensieri lì. Forse c'è un qualcosa che non vediamo, accecati dal mostro e non ci riconosciamo più. Come glielo spieghi che i pensieri sono forti, ma come glielo spieghi che non ce la fai più? Ma come glielo spieghi che non riesci più a sorridere? Come glielo spieghi che non riesci più a vivere? Pensi di non meritarlo? Ricordo quel giorno, quei primi sensi di colpa. Vedevo il cibo come un nemico. Ricordo quel dolore, tutte le ore di camminata, il guardarsi allo specchio e non vedersi dal mente. Ma forse c'è qualcosa oltre, oltre quell'ansia forte, oltre quei pensieri lì. Forse c'è un qualcosa che non vediamo più. Come glielo spieghi che i pensieri sono forti, ma come glielo spieghi che non ce la fai più? Ma come glielo spieghi che non riesci più a sorridere? Come glielo spieghi che non riesci più a vivere? Pensi di non meritarlo? Passerà quel dolore che hai dentro e che ti lacerà, e vedrai che tornerai a vivere. Come glielo spieghi che non riesci più a sorridere? Come glielo spieghi che non riesci più a vivere? Pensi di non meritarlo? Come glielo spieghi che non potrà finire qui? Così. Brava Debora! Bravissima! Bravissima! Grazie.